Continuiamo a parlare di assemblaggio di computer da gaming, un argomento che stiamo trattando da qualche settimana. Nel corso della prima puntata vi abbiamo detto quali sono i pezzi che sto utilizzando appunto per montare un computer da gaming e per farvi vedere soprattutto quali sono sia i criteri giusti per scegliere il pezzo adatto alle vostre esigenze e soprattutto come va montato effettivamente nella maniera corretta all'interno della vostra macchina. Oggi parliamo del processore, che è un componente davvero fondamentale per qualsiasi computer. Prima di cominciare però io come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se già non l'avete fatto, il pulsante sta qua sotto insieme a quello per lasciare un like e incoraggiarci a pubblicare altro contenuto che riguarda appunto l'argomento assemblaggio computer da gaming o l'hardware e soprattutto c'è anche il link che vi porta alla nostra pagina Facebook dove potete trovare un metodo per rimanere sempre in contatto con noi e soprattutto per scoprire qualche dietro le quinte molto divertente. Come ho detto in apertura, oggi parliamo del processore, un componente veramente importantissimo per il funzionamento della macchina, perché senza di esso appunto non funzionerebbe nulla. Infatti il processore è il cuore del vostro computer, elabora tutte le informazioni e appunto è necessario sceglierne uno adatto alle vostre esigenze e in base ovviamente al vostro budget. Ci sono due aziende che realizzano principalmente i processori dei computer fissi, si parla di Intel e AMD. Ognuna di queste aziende realizza davvero tantissime soluzioni, appunto pensate per qualsiasi esigenza voi abbiate. C'è Intel che magari realizza delle cose un pochino più prestanti, però anche un po' più costose, invece AMD che è un pochino più democratica e talvolta ha delle soluzioni davvero interessanti per dei prezzi davvero, davvero molto convenienti. Se però siete in dubbio su quale processore acquistare, beh allora vi veniamo in soccorso, vi linko qui nella scheda in alto a destra del player di YouTube due articoli per consigliarvi su quale processore acquistare nel caso si parli di un computer, diciamo, tradizionale, oppure quale processore acquistare nel caso stiate puntando ad un computer da gaming. Infatti è necessario distinguere, diciamo, queste due categorie e soprattutto all'interno degli articoli troverete il processore adatto sia al vostro budget sia alle vostre esigenze. Se dovete usare una macchina un pochino meno potente per fare delle operazioni più semplici, allora vi consiglieremo magari un processore dual core con una frequenza piuttosto bassa. Invece, se volete la massima potenza per giocare e per usare programmi molto pesanti, allora magari vi consiglieremo un quad core o anche più ad una frequenza più elevata. Rimanete sempre collegati a questi articoli perché si aggiornano nel corso del tempo, quando ovviamente il mercato propone delle soluzioni nuove, oppure quando magari i prezzi diventano più interessanti di una soluzione al posto di un'altra. La prima cosa da fare è quella di tirare fuori il processore dalla sua scatola di vendita e di privarlo di tutte le varie plastichine e gusci in plastica che sono presenti, in modo tale da tenerlo completamente nudo e pronto per l'operazione. Fate soltanto attenzione a maneggiare il processore con un pochino di cura, tenetelo possibilmente per i bordi o per gli spigoli, evitate di toccare la parte inferiore dove ci sono i pin, invece la parte superiore è sicura perché è già esso una sorta di protezione barra dissipatore del processore stesso. Fatto questo, è necessario procedere all'installazione sulla scheda madre. Io vi consiglio di fare questa operazione tenendo la scheda madre fuori dal case e quindi potete tranquillamente prenderla e appoggiarla magari proprio sulla stessa scheda, scusate, sulla stessa scatola con cui vi arriva la scheda madre. Appoggiate la scheda sulla scatola e identificate il socket del processore, cioè l'alloggiamento dove la CPU va installata, che è solitamente presente nella parte superiore della scheda madre. Questo alloggiamento ha una protezione, diciamo, un guscio che permette di tenere fermo il processore, va liberata tirando fuori la piccola staffettina sul lato destro del socket, quindi bisogna abbassarla e poi farla scivolare via. Questo permetterà di liberare la gabbia del processore, il processore che poi andrà inserito nella maniera corretta proprio all'interno del suo alloggiamento. Sul processore è presente una piccola frecciolina dorata in uno dei quattro spigoli che andrà ovviamente fatta combaciare con la stessa frecciolina presente sulla scheda madre, in modo tale da permettervi un'installazione completamente precisa e sicura del vostro processore. Non facendo questa operazione, quello che succede è che ovviamente non sarà possibile accendere il computer e comunque il processore non funzionerà. È necessario poi applicare un po' di forza per richiudere la gabbia che chiude appunto il processore, lo tiene completamente saldo e una volta fatto questo potete procedere all'installazione di un dissipatore a liquido ad aria mettendo prima la pasta termica sul processore, poi potete procedere con le RAM e tutti gli altri componenti di cui vedremo la guida all'installazione proprio nel corso dei prossimi giorni. Un saluto e al prossimo video per idul.com, Andrea Ricci.